Ciao ragazzi, oggi video super richiesto, l'avete richiesto così tanto che l'ho registrato, quindi non mi perdo più in chiacchiere e vi lascio all'home tour di tutta la casa. Benvenuti, finalmente registro questo video che mi avete richiesto in tantissimi, l'home tour. Eccoci qui, bene o male la casa l'avete già vista perché faccio tanti video dedicati a questo, però oggi ho deciso di fare l'home tour. Da dove partiamo? Direi di partire da una delle mie zone preferite, ovvero la cucina. Come sapete, abbiamo scelto una cucina total white e da quando abbiamo schiarito le travi, abbiamo deciso di fare questo snack bar in legno lungo tutta la lunghezza dell'isola. È davvero comodissimo, qua facciamo colazione, facciamo dei pranzi o delle cene super veloci, gli aperitivi, e trovo che ci stia molto bene. Peccato che non l'abbiamo fatto prima perché secondo me ci sta proprio. Poi vado abbastanza veloce sulla cucina, qui c'è il frigorifero, abbiamo le colonne dove abbiamo messo il forno e il microonde e qui c'è un cassettino dove teniamo le tovagliette per pranzare perché non utilizziamo mai le tovaglie classiche. Poi qui invece c'è la zona colazione per il caffè, abbiamo questa macchina del caffè di Bialetti che utilizziamo per farci il caffè. Qui c'è il portacapsule che molto spesso mi chiedete dove è stato acquistato, l'abbiamo preso su Amazon, magari di alcuni prodotti, alcune cose che vi mostro, vi lascio poi qui sotto nell'info box tutti i riferimenti. Abbiamo scelto di fare il lavandino ad una buca soltanto ed è molto grande, come vedete, qui riusciamo a lavare qualsiasi cosa, anche le pentole molto grandi e lo volevo proprio così. Poi subito accanto c'è questo tagliere di Ikea che è molto comodo, viene molto utile quando stiamo cucinando per appoggiare le cose. E poi c'è di nuovo un angolo colazioni perché abbiamo un'altra macchina del caffè. Questa è la Dolce Gusto e la utilizziamo prevalentemente per fare i cappuccini o comunque le bevande gustose, il tè caldo, il Nesquik. Qui abbiamo delle capsule, questo contenitore l'ho preso da Maison du Monde e poi c'è questo che è stato il regalo di Natale di quest'anno di mia sorella, il tostapane della Smeg azzurro che trovo ci stia davvero molto bene in questo angolino. Poi vado velocemente sull'isola, vi ho già detto, abbiamo scelto lo snack bar e poi abbiamo il piano di induzione con cui ci troviamo davvero molto molto bene. I vari cassettoni non sto a mostrarvi perché comunque ho fatto dei video dedicati, magari ve li lascio anche quelli tutti qui sotto nell'info box. Poi un altro angolino che mi piace davvero davvero tanto. Questo è un altro dei miei angoli preferiti, ovvero dove abbiamo la stufa pelle che l'abbiamo messa quest'estate, ci ha tenuto tantissima compagnia durante quest'inverno. Come vedete anche adesso è accesa e trovo che sia molto molto accogliente, poi scalda tantissimo. Una delle stufe più potenti credo che ci sia sul mercato, quindi se siete alla ricerca di una stufa a pelle vi consiglio tanto questa, sia per il design, perché guardate com'è bella minimal, pulita, si sposa bene con gli ambienti della nostra casa e poi è davvero molto potente, scalda davvero tantissimo. Infatti adesso che sono qua inizio ad avere un pochettino di caldo. Poi velocemente qui sopra abbiamo questa mensolina con dei poster, la candela, delle piantine. Poi arriva la sala da pranzo, sapete che abbiamo un ambiente open space. Questo tavolo mi chiedete spessissimo dove l'ho acquistato, è stato un regalo di mia nonna, che io sappia non ha brand, però ho visto anche su Amazon, su altri siti, che ci sono tavoli molto simili a questo con le gambe, diciamo ad X, quindi se cercate su Google tavolo in legno gambe ad X, secondo me trovate qualcosa di molto simile a questo. Le sedie le abbiamo prese su Amazon, anche di queste vi lascio il link qui sotto nell'info box. E poi qui abbiamo la parete TV dove appunto guardiamo la TV quando magari mangiamo e qui c'è questo mobiletto di Ikea che sapete abbiamo modificato. Ho fatto mettere questo top sopra che riprende anche lo snack della cucina e abbiamo aggiunto questo mobiletto
per andare a completare la parete, perché restava un angolino aperto, non mi piaceva, quindi abbiamo fatto, diciamo, su misura questo mobiletto, mentre le parti bianche che vedete sono del mobile di IKEA. Sopra ci sono un po' di piantine, un po' di decorazioni varie, candele, poster, quadri, sono quadri no, abbiamo soltanto questo poster che mi piace molto, e ovviamente la lampada. Le lampade in casa mi piacciono molto, le accendo molto spesso, specialmente la sera, per creare una bella atmosfera. Sopra il tavolo c'è questa luce da terra che ho preso su West Wing, e l'abbiamo presa perché abbiamo il soffitto altissimo qui e la zona del tavolo restava poco illuminata, nonostante comunque qui a parete, che non vi ho detto questo, qui abbiamo fatto mettere delle pietre. In realtà non sono pietre vere, è un effetto pietra su metà parete, che poi riprende anche verso la scala. Ci sono comunque dei faretti e delle appliche anche su questa parete, però non bastavano per illuminare il tavolo, specialmente quando si mangia, e quindi abbiamo preso questa lampada che abbiamo collegato ad Alexa. Vi faccio vedere come funziona. Alexa, accendi luce pranzo. Voilà, queste sono tutte inventive di liste. Alexa, spegni luce pranzo. Ok, adesso, vista questa prima zona della casa, direi di passare alla zona notte, che abbiamo in realtà sullo stesso piano della cucina. Vedete, ci sono semplicemente questi tre gradini per salire e siamo già nella zona notte. Venite pure. Adesso non so quanto sia luminoso, perché oggi è una giornata grigia, c'è davvero brutto tempo, quindi speriamo che si veda qualcosa. Ho acceso le luci così vedete molto meglio. Da dove partiamo? Direi di partire dalla stanza, quella che in realtà non è organizzata benissimo, che è il mio studio, che si trova da questa parte. Questa in realtà nasce come cameretta, al momento no, non ci serve, quindi l'ho pensata in questo modo per registrare i video, che poi in realtà non registro quasi mai video qua perché ho iniziato a fare tanti vlog. Comunque è molto 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 grande, non vedo l'ora di arredarla quando verrà il momento, qualcosa da bambini, cioè wow. Comunque al momento ci sono un pochettino di cose, anche di questa stanza ormai, cioè, ovviamente la conoscete a memoria, ci sono delle cassettiere dove ci sono i miei trucchi, c'è questa scrivania che devo sistemare, un angolino che però mi piace tanto e che ha fatto mio papà, cioè mi ha fissato lui, è stata questa toletta dove appunto ci sono i trucchi, dove ogni tanto mi trucco, non sempre in realtà, e qui si accendono queste luci e si crea proprio una bellissima postazione make-up, come quelle che vediamo un po' nei film durante le sfilate di moda. Poi, andando avanti, c'è proprio il corridoio, che è molto 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 minimal, c'è soltanto questo poster che abbiamo preso su Desenio e questa piantina, non c'è nient'altro, ed è molto pratico e veloce anche da pulire. Poi subito qui accanto allo studio c'è la cabina armadio, e qui abbiamo la porta scorrevole, se sentite un po' di versetti. C'è qui Joy e Mocha che ci stanno facendo compagnia durante questo video, vero piccole? E questa è la cabina armadio, anche questa in realtà nasce come cameretta più piccola dell'altra, però al momento non ci serve, quindi questa l'abbiamo adibita a cabina armadio. La cabina armadio, vieni pure, l'abbiamo presa da IKEA. Questo lato, come si può ben intuire, è il mio, perché ci sono tanti vestiti femminili. Questa è tutta la mia zona, qui c'è... sono gli scaffali dove tengo le borse, poi ci sono vari cassetti dove ci sono i vestiti, ora vabbè non entro nel dettaglio. Comunque trovo che sia organizzato davvero bene, ad esempio qui ci sono tutti i miei orologi e i miei gioielli, quelli che metto un po' più spesso. E secondo me questo genere di armadio, questo modello che propone IKEA, è uno dei più versatili, perché potete fare tantissime combinazioni, infatti noi l'abbiamo fatto proprio su misura. Questa parete appunto tutta dedicata
A me poi c'è quest'altra parete invece dedicata a ste, un pochettino più piccola, semplicemente perché qui abbiamo la finestra e non ci stava un altro pezzo di armadio, quindi abbiamo messo questo bellissimo specchio che abbiamo preso sempre da IKEA e qua ci specchiamo ogni volta che prima di uscire, insomma, quando ci stiamo preparando. Una volta c'era il tappeto, adesso l'abbiamo tolto e non c'è più nulla. Poi andiamo in bagno, abbiamo soltanto un bagno qui in casa e poi abbiamo l'altro bagno giù in garage, vabbè, però no, non vi farò vedere. Anche il bagno lo conoscete molto bene perché comunque ho registrato diversi video a riguardo. Non è un bagno grandissimo, però abbiamo fatto tutto quello che volevamo fare. Andando velocemente, questa è la zona principale del bagno dove abbiamo il mobiletto, la mensolina, poi questi due cassettoni e questo lavabo che mi piace tantissimo. Questo l'ha scelto Ste, l'ha scelto lui e secondo me è davvero bellissimo. Io non sapevo cosa scegliere, cosa mettere in bagno, questo è davvero spettacolare. Abbiamo fatto fare poi lo specchio su misura grande, tanto quanto il mobile. Poi ci sono un po' di cose. C'è la piantina che è di chi è che ho portato in bagno, perché sapete che ho preso una nuova orchidea vera, e quindi questa l'ho portata di qui. Poi vabbè, solite cose, qui abbiamo il bidet. C'è questo termoarredo che serve per scaldare il bagno. Tantissime volte mi chiedete informazioni anche su questo, è molto molto comodo. In realtà noi non lo utilizziamo tantissimo perché comunque avendo la stufa pellet che scalda tanto, anche qui arriva il caldo, però ogni tanto nelle sere più fredde lo accendiamo e mi piace molto sia per la sua funzionalità ma anche a livello estetico. È un po' diverso dal solito, non è il classico tubolare dove si infilano le salviette, è proprio un pezzo unico che secondo me fa molto arredamento. Poi vabbè, c'è il water, c'è questa scaletta che abbiamo preso su Westwing, dove alla fine abbiamo deciso di lasciare sempre l'accappatoio, perché ogni volta era un po' complicato andare a recuperarlo, quindi trovo che il bagno sia il luogo ideale dove tenerlo. E poi c'è la doccia entro, speriamo di non sporcare. Qui abbiamo la doccia, che come vedete è parecchio grande. In doccia abbiamo fatto fare questo rivestimento, che è identico al pavimento della casa, però è diverso il colore delle fughe. Qua abbiamo fatto un colore molto più chiaro e anche così mi piace molto. È entrata anche Gioia e poi il classico, la classica doccia, che è molto grande, misura circa, se non ricordo male, 80 cm per 160 cm. E poi l'ultima stanza è la camera da letto, che è molto semplice. In questa stanza ancora voglio studiare qualcosina perché non è che non sono convinta, però prima o poi mi verrà in mente qualche idea. Per il momento comunque è così. Abbiamo ovviamente il letto che abbiamo preso da IKEA. Sapete che sul letto mi piace mettere tanti tanti cuscini. Adesso è così. Ai lati del letto ci sono i comodini, che in realtà non sono dei comodini, ma sono semplicemente dei tavolini che abbiamo preso su Amazon, e anche di questi vi lascio qui sotto nell'info box il link diretto. E ci sono un po' di cosine, questo è il lato di Ste, quello invece è il mio lato, e sopra il comodino abbiamo messo queste applique da parete che vengono molto utili quando magari dobbiamo leggere o vogliamo stare tranquilli a letto senza avere la luce principale accesa, creano anche questa una bellissima atmosfera. Poi lì ho spostato contro questa parete perché era completamente vuota, non sapevo cosa mettere. Ho portato questo mobiletto, questo scaffale, non so come chiamarlo, questa libreria, che prima era nel mio studio, l'ho messa di qua, ci sono un po' di libri che ho letto, che devo leggere, dei poster, delle piantine, delle candele, insomma, ci sono un po' di cose. Poi ci sono le ceste dove abbiamo
messo le cose che non voglio che si vedano sono in giro per casa. E poi c'è questa parete, quella proprio di fronte al letto, dove abbiamo messo lo specchio e la cassettiera, e anche queste sono di IKEA. Le cose che mi vengono in mente vi dico dove le abbiamo prese. Sopra c'è questa lampada che abbiamo preso da Maison du Monde, delle candeline, una piantina. E poi in questo angolino ho messo questa sedia che mi piace molto, vero Gioia? Scappa. Mi piace molto come ci sta. E poi queste sedie sono comodissime. Questa in realtà la utilizziamo anche per appoggiare vari vestiti la sera quando non abbiamo voglia di andare a sistemarli. Li appoggiamo semplicemente qui. Però mi piace come ci sta. L'ho messa da poco in realtà e mi piace. Mi è venuto in mente, mentre vi stavo facendo vedere queste stanze, che non vi ho mostrato lo stanzino, il famoso stanzino che abbiamo vicino alla cucina, quindi seguitemi che vi faccio vedere. Qui accanto alla cucina abbiamo questa, questa stanza che non è grandissima, quindi io la chiamo stanzino, dove in realtà teniamo... Cioè facciamo la raccolta differenziata. In questo bidone ad esempio mettiamo la carta, poi vabbè c'è la plastica, c'è anche la zona pappa per le cagnoline. Poi una parete che mi piace molto, un angolino che mi piace molto è questo, dove ci sono queste mensole che abbiamo preso al lobby, un po' di decorazioni varie, le macchine del caffè della Bialetti, guardate che belle, così colorate, mi piacciono molto, è messe così a vista. E poi qui nell'angolino abbiamo un secondo piano cottura, questo però non è induzione ma è a gas, ha soltanto due fuochi e questo lo utilizziamo per fare le patatine che adesso non facciamo più perché sapete che in queste ultime settimane ci siamo messi, non dico a dieta, comunque vogliamo mangiare un attimo meglio, quindi quelle non le stiamo più facendo, però di solito qui facciamo le cose fritte o... ad esempio il classico caffè sulla moka. Qui ci sono le scale che portano al soppalco, quindi alla zona divano, la zona relax, quella che più vi piace. Seguitemi. Prima però di arrivare sul soppalco voglio farvi vedere questa pianta che a me piace tantissimo, con questo vaso che in realtà è indicato sia per interno che per esterno. Infatti questo stile, questo genere di vaso lo abbiamo anche in giardino di misure diverse perché a me personalmente piacciono molto. E arriviamo alla chicca della casa secondo me ed eccoci qui. Io adoro questa zona. Partiamo proprio da qui, vero piccoline? Questo è il nostro divano, è un divano gigante, cioè siamo in due però è davvero gigante, ci stanno un sacco di persone qui e l'abbiamo fatto fare su misura che segue proprio la ringhiera, non so se si riesce a capire ma penso di sì, il divano segue completamente la ringhiera che poi si affaccia sulla sala da pranzo. Divano fatto su misura con questi schienali che in realtà si possono spostare e li potete mettere come volete, cioè volendo si può mettere anche così e crearsi una sorta di letto, anche se noi solitamente lo teniamo sempre più o meno nella stessa posizione. Poi parete dove abbiamo la TV. Questo è un mobile che abbiamo fatto fare su misura, tutto bianco, ma va, con un piccolo inserto grigio perché avete visto comunque il divano è grigio, il tappeto è grigio e quindi abbiamo preferito stare su questo colore. La TV, dove guardiamo tantissime serie su Netflix e poi anche qui un po' di decorazioni varie, le lampade sapete che non mancano mai, c'è questa piccolina qui e c'è questa molto più grande che tra l'altro mi piace molto da terra, questa l'abbiamo presa da Maison du Monde, la sera puntualmente è sempre accesa. E vi faccio vedere il divano anche da questa angolazione giratista, così facciamo vedere il tappeto. Questo tappeto l'ho preso su West Wing e questo puff invece l'abbiamo preso da Maison du Monde. In realtà qui vorrei mettere un tavolino, però non ho ancora trovato il tavolino più indicato, quindi al momento no, non c'è niente. Poi
Da questa parte abbiamo ricreato una zona relax, una zona molto molto accogliente, mettendo questo divanetto che abbiamo preso da IKEA, bianco. In realtà fa parte di un divano che si può comporre, noi però abbiamo preso solo una piccola parte, abbiamo creato questa zona con questa poltroncina. C'è questa pianta e poi ci sono giusto due o tre cosine, niente di più, molto molto semplice. E poi c'è il soppalco più piccolino, che è quello, guardate che meraviglia, lì registro, o meglio edito, tutti i miei video. La ringhiera, lo sapete, è in vetro, perché comunque ve l'ho già fatta vedere diverse volte. E qui arriviamo alla zona scrivania, dove appunto ci sono i computer. Anche questo angolino ormai lo conoscete bene, perché ho fatto proprio un video dedicato nelle ultime settimane. E qui sapete, stringo un modo molto velocemente, sapete, c'è la scrivania con i nostri computer. E questo angolino io ormai lo utilizzo sempre, puntualmente tutti i giorni sono qui per lavorare al computer. Detto questo, vi faccio vedere l'ultima stanza che forse non vi ho mai mostrato qui su YouTube. Sono piccoli piccoli accenni, ma non avete mai visto tutta la stanza, ovvero la nostra zona relax, spa. Venite, vi faccio vedere. Se notate, alla mia sinistra e alla mia destra ci sono due porte. Partiamo da quella meno bella, ovvero da questa. Dietro questa porta noi abbiamo il nostro ripostiglio. Qui, come avete visto, teniamo ad esempio le decorazioni di Natale, le decorazioni dell'autunno, gli scatoloni dei vari elettrodomestici che sono ancora in garanzia, insomma teniamo le valigie, qualsiasi cosa, tutto nascosto all'interno di questo sottotetto, perché in realtà è il sottotetto della casa, che è davvero grandissimo, e lo utilizziamo in questo modo. Tra l'altro sta arrivando anche molto freddo, quindi è meglio chiudere la porta, perché questa zona non è riscaldata. Invece nell'altra porta qui abbiamo tre gradini che ci portano in un secondo bagnetto. In realtà inizialmente questa stanzina era stata pensata per fare un secondo bagno più piccolo, però noi abbiamo voluto mettere la vasca da bagno. E voilà! Ecco qui, questa è la vasca, che è una vasca idromassaggio per due persone. E qui davanti alla vasca c'è questo mobiletto di IKEA che abbiamo sospeso, dove ci sono un pochettino di decorazioni proprio dedicate alla spa, al bagno. Infatti c'è la candela, ci sono i sali da bagno, ci sono gli asciugamani, ci sono i bagno doccia. E poi c'è la TV, ogni tanto accendiamo la TV quando stiamo facendo un bel bagno caldo. E poi alla fine guardate come ho sfruttato questa cesta che ho preso recentemente, mettendo altri asciugamani. E mi piace molto che ci sta in questo angolino. Questa è in realtà una stanza che sfruttiamo poco, non tantissimo, però ogni tanto, specialmente nelle sere più fredde, quando vogliamo coccolarci, ci facciamo un bel bagno caldo. C'è Giorgia che vuole entrare. Vieni piccola, vieni. E con questo è tutto, vi ho fatto vedere la casa che utilizziamo praticamente tutti i giorni. Poi abbiamo anche la zona garage, taverna, una stanza dove c'è la palestra di ste e la lavanderia, però non scendiamo, non vi sto a far vedere anche quello, perché altrimenti questo video diventa lunghissimo. Comunque ad esempio della lavanderia ho fatto un video riguardo, che vi lascio qui nelle schede. Il garage è un classico garage, non è niente di particolare. La taverna è una classica taverna, magari vi farò un video sulla palestra se vi può interessare, ma è molto semplice anche quella. Se mi sta guardando male, ma è molto bella, quindi magari ve la farò vedere. Nulla, spero che questo video, che mi avete richiesto tantissimo da tantissimo tempo, puntualmente sotto ogni video mi chiedevate l'home tour, avete ragione.
finalmente ho deciso di farlo. Ci sono ancora delle cose che col tempo ovviamente andrò a cambiare, perché voi sapete che sono così, che mi piace sempre migliorare e cambiare le cose, però era giusto farlo perché ormai siamo qui da più di un anno. Se il video vi è piaciuto, spolliciate ed iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi video. Un bacione, a presto, ciao!